posizione, guardate dove mettete i piedi. Tra poco devo montare di servizio. Corpo di una trainasta fuori di qua! O vi ammazzo come polli! Calmati, non abbiamo cattive intenzioni. Siamo solo di passaggio. A proposito, dove siamo? Siete nel palazzo di Sua Eccellenza l'Alcalde, Don Juan de Sasebon. Non c'è male come via di scampo. L'abbiamo proprio scelta bene. E questa stanza cos'è? È l'alloggio dei sottufficiali. E voi parlate col sergente Barreco, guascone! Per tutti i fulmini, io sono basco, quasi parenti. E tu a questo uniforme? Allora scusa, ma devi proprio prestarmela. Pigliacchi, no! Lasciatemi! Farci giocare così da un così. Vieni qui un momento, Barreco. Ci sono due che vogliono uscire senza salvacondotto. Fulmini e saette! Oh, chi si rivede? Eccoci qua. Continuate a fare buona guardia voi due. Li conosco io, questi gentiluomini. Venite con me, per favore. La porta! Dobbiamo fare i conti. La mia divisa costa soltanto 6 dobloni. Voi me ne avete lasciati 20. Ve ne darò altri 20 se ci fate uscire dalla Puerta del Sol. Questo mai! Un guascone la libertà non la vende, la conquista! La regala. Cosa volete dire, Don Barreco? Sono il figlio cadetto di una nobile famiglia di Guascogna, soldato, ahimè, per necessità, ma filibustiere per segreta vocazione. Destino vuole. Cacceranno via. Queste cotolette sono eccellenti. Manca solo una punta di sale. Di sale, hai detto? Eccolo. Grazie, amico. Se permetti. Molto gentile. Mi hai commosso. Ho un cuore così sensibile. Ma insomma, la volete smettere? Perché? Vi abbiamo forse colpito? No, ma potrebbe succedere. E allora aspettate a protestare. Ma no, Mendoza, non si è mai detto che ti lasci solo. Due gentiluomini valgono bene 4 mammalucchi. Bravo, mammalucchi? Parate questa! Venite! Non temere, tesoro, vedrai che la giustizia trionferà. Alma di mia alma. Prego. Sicura che è vero. Tacete. Sbaglio, quella laggiù è Paquita. Paquita! Paquita! Paquita, che cosa fai? Perdonatemi, perdonatemi, signor Conte, se vi ho disubbidito. Ho portato la vostra lettera alla Marchesa, ma non credevo di far male. Ero sicura che avrebbe pianto dalla gioia e invece è corsa a Guayaquil ad avvertire il governatore. Bel pasticcio. Vieni, Barreco. Ma come? Non aspettiamo gli altri? Prima di 2 ore non arriveranno di certo. Non possiamo aspettare tanto.
Addio, Paquita! Ricordati di me, cuore del mio cuore. Aspettatemi! Vengo anch'io con voi! Aspettate! E pensare che il regno gliel'abbiamo quasi conquistato noi. Per te ne conquisterò uno molto, molto più grande. Voi che siete un valoroso, perché non vi sposate? Madamigella, sono valoroso, ma non temerario.